Questo era Drew Mouse nel posto, Manesi, dicembre. Sono contentissimo di mandare questa traccia perché è uscita appunto poco tempo fa, è uscita a maggio ed è anche un pezzo molto particolare. Noi qui a Baseline Radio mandiamo molto spesso pezzi di artisti emergenti anche per farli conoscere, e questo è un brano che non ha ritornello, no. Non ha un'unica strofa e si conclude con una sorta di drop elettronico molto particolare. Quindi volevo un mini feedback da te, Marco, per sapere un attimo se tu... Questo è il mio feedback. No, con tutto il rispetto per lui, che secondo me a me è piaciuto come pezzo. Infatti dopo lo andrò a cercare. Io non sono un grande conoscitore del rap. Conosco... ve la racconto, dai, datemi 20 vai, secondi. Vai. No, allora, fai pure. Dai, ve la racconto, vi faccio la spiega, vi faccio. No, scherzo. Allora, negli anni in cui ero a Milano, quindi stiamo parlando del 1997-98, non era ancora conosciuto tanto in Italia il rap, l'R&B, così. E c'era un posto che si chiamava il The Club, che era non il The Club che c'è ora, ma era... Non so se avete mai sentito a Milano il The Club. Sinceramente no. Troppo indietro. Niente, sei tu quello che fa le serate. Sono io che qualche nome lo conosco, però... Okay. Ed era un posticino piccolissimo dove c'era questa musica R&B, hip hop, e si andava lì, quindi c'era i primi R. Kelly, c'era... era appena uscito Lauryn Hill. Ok, Lauryn Hill, te lo ricordi? Certo. Ok, R. Kelly, e poi non mi ricordo gli altri, poi dopo le cerco e te lo dico. E io l'ascoltavo di brutto. Poi dopo mi sono stufato, ho fatto un po' il figo, gli ho detto cazzo, l'ascoltano tutti, quindi ho fatto un passo indietro. Però effettivamente mi piace oggi. Cosa mi piace? Intanto che siano italiano, il fatto che possono esprimere le loro pensieri, le loro emozioni, soprattutto i loro pensieri, e esprimono poi in maniera molto diretta e far capire che nella vita bisogna sempre lottare. Questo mi piace, il messaggio che ci sono dietro le canzoni. A proposito di musica, eri solito ascoltarti qualcosa prima della partita? No? Avevi dei gesti scaramantici che facevi? Sì, c'era della musica che ascoltavo, ma tuttora io oggi ascolto molta musica, e la musica l'ascolto mentre sono a casa, da solo, mentre sono a casa con i figli, mentre mangiamo, mentre facciamo colazione la mattina, mentre lavoro o studio mi metto la musica. Certo, dipende dal momento della giornata, però mi piace, soprattutto negli ultimi anni ho scoperto un po' più di rock. Io non so dirti i nomi delle persone dei cantanti che ascolto, so solo quelli che appartengono alla mia infanzia, tra virgolette, e quindi tipo i Dire Straits, R.E.M., New. Certo, Due. La domanda è, qual è la piattaforma su cui li ascolti? Nel senso, hai il CD, hai le... No, allora, quando ero piccolino sì, ovviamente avevo il CD. Adesso sono piattaforme tipo, se sono in giro su Spotify, e se sono a casa su YouTube. Ok, quindi utilizzi le piattaforme moderne per ascoltare magari la musica di quando eri piccolo, diciamo. Sì, il mio sogno sarebbe avere un bel vinilozzo a casa e qualcosa che per poter ascoltare dei vinili. Però non costano tantissimo oggi i giradischi, quindi in realtà poi se vuoi farti un regalo un giorno... No, ho studiato su quella parte lì, solo che devo collocarlo anche... avendo dei bambini piccoli devo metterlo anche in un posto sicuro, perché se poi ci arriva una pallonata mio figlio gioca a basket in casa, quindi... chiarissimo. Ascolta, passiamo agli anni di Treviso, no? Dove hai vinto penso la maggior parte dei tuoi trofei, no? Comunque hai anche giocato l'Eurolega. Così, che ricordo hai? A parte il fatto che vivi qua, immagino, in questo momento, in questo periodo. I tuoi figli mi pare vadano qua a scuola, giusto? Sì, noi viviamo qui da 2 anni e mezzo, da quando ho smesso di giocare. È una città meravigliosa, ha una qualità della vita altissima, e io dico sempre che chi vive a Treviso probabilmente non si rende conto della fortuna che ha, perché a Treviso ha 2 aeroporti, ha una città d'arte come Venezia, ha la laguna che è un habitat completamente diverso, ha il mare a mezz'ora, ha la montagna 1 ora e mezza, e per dirtela tutta anche se proprio fa caldo in estate è anche la collina, no? Il Montello. Solo per chi ci vive è tutto scontato, invece per chi ci viene da fuori si rende conto di questa situazione strategica dal punto di vista geografico. In più la qualità della vita, le persone, quegli anni lì, anni meravigliosi, perché c'era una grande famiglia, che era la famiglia Benetton, che era
riconosciuta in tutto il mondo, ma soprattutto che era riuscita a creare una macchina perfetta, una macchina sportiva perfetta, che gestiva tre realtà, alla fine c'era il rugby, il volley e il basket. La Ghirada era frequentata quotidianamente da scout NBA, da agenti che arrivavano da tutto il mondo, da giocatori, passava tutto di lì. Quindi per chi voleva giocare era veramente il punto di riferimento in Europa, non dico in Italia. Questo perché logicamente la famiglia aveva capito comunque sia che doveva scegliere i giusti manager, aveva scelti. Questi manager a loro volta sapevano che dovevano scegliere degli allenatori ad hoc per la situazione, e soprattutto la Benetton Treviso firmava sempre qualche allenatore straniero, no? Sembrava comunque sia che ci fosse solo e semplicemente il gusto della, così, di essere un po' esterofili, invece no, sapevano comunque sia che la contaminazione con altre culture era un modo per potersi arricchire. Probabilmente era stato così in azienda ed è stato così anche poi nelle attività sportive. Era un sogno giocare per la Benetton Basket, perché veramente dovevi pensare solo semplicemente a giocare a basket, che è una cosa rara, il che voleva dire che c'era tutto un sistema intorno che permetteva al giocatore di stare tranquillo, sereno, che i problemi venivano risolti dalla società, che se c'era da andare a prendere, ad esempio, una fidanzata dall'aeroporto, c'era qualcuno che poteva andarla a prendere, un familiare. Se c'era da sistemare qualcosa in casa veniva sistemato, non c'era sicuramente una grande solidità finanziaria, ma la cosa più bella è che quando tu andavi in campo sapevi che andavi in campo per la città, per i tifosi, ma soprattutto per te, ma anche per tutta l'organizzazione che c'era dietro, perché tutti alla fine, io ho tante foto, tanti video di persone che vivevano in ufficio, che erano prima di tutto, non solo lavoravano, ma prima di tutto erano tifosi di quella squadra, e questa era una cosa che tu la percepivi. Di quegli anni lì, dal punto di vista tecnico, cosa posso dire? Che per me è stata una grande fortuna aver giocato con Zizis, con Barniani, con Soragna, con Gori, con Siskauskas, tutti i giocatori che poi hanno avuto una carriera incredibile. E dico soprattutto che ha avuto la grande fortuna di essere allenato da David Blatt, era un genio, soprattutto una persona di uno spessore, di una profondità completamente diversa rispetto alla media in generale. Era un americano, un ragazzo, un ebreo americano, laureatosi a Princeton, una persona di una cultura pazzesca, e questa era la sua forza, perché riusciva a mettere insieme otto paesi diversi nello stesso spogliatoio, perché c'eravamo io e Matteo e Barniani che eravamo italiani, poi c'era Zizis che era greco, c'era Siskauskas che era lituano, c'era Popovic che era serbo, c'era Zlokar che era sloveno, poi c'erano gli americani, quindi sei, probabilmente mi sfugge qualcuno, c'ero io che ero terrone. L'hai fatta tu la battuta. Certo, ma io lo dico, il mio sangue scorre sangue terrone, ma lo scorrerà sempre, ma io sono orgoglioso di questa cosa. E poi un modo di gioco completamente diverso. Io ho fatto molta fatica a capire nei primi mesi, e questo si percepiva anche nei tifosi, che non capivano effettivamente cosa facessimo in campo, ma perché lui aveva la capacità di aver rivoluzionato il programma settimanale, il programma quotidiano, il modo di allenarsi, il modo di comunicare con i singoli giocatori, il modo di stabilire delle gerarchie. E lui era fantastico, perché quotidianamente ripeteva qual era l'obiettivo, qual era effettivamente. Io mi ricordo ancora la prima volta che sono andato in spogliatoio e lui aveva scritto sulla lavagnetta quali erano i nostri obiettivi. Io non ci credevo, perché lui aveva scritto vittoria del campionato italiano, e non ci credevo. Però a forza di vederlo lì, probabilmente poi tutti abbiamo capito che quello era, doveva essere il nostro obiettivo, e ci abbiamo creduto. Cosa posso dirvi? Che settimana scorsa ho visto le foto delle Pantere che hanno vinto lo scudetto, sì, e festeggiavano in quello spogliatoio lì. Ah! È venuto a piangere, ho detto rivoluzionato quel mondo lì che appartiene a noi. Sai, entravi in spogliatoio, era uno spogliatoio stile americano. C'era una grande Benetton, una grande B in mezzo, c'era una televisione, c'era Sky. Veramente figo quello spogliatoio, te lo giuro. Io, figo. A me viene da chiederti subito, ma se, dopo tutti questi bei ricordi, insomma, queste vicissitudini vissute lì alla Benetton, non ti dispiace un po' che si sia allontanato dalla squadra di Treviso?
Ma io ho vissuto il periodo del caso Lorbeck e tutto quello che è successo in quell'anno lì. E io sono perfettamente in linea con quella che è stata la scelta della famiglia. Perché credo che una famiglia ricordiamo per chi non lo sapesse che la Benettona, diciamo, ha abbandonato tra virgolette la Treviso Basket, quindi la squadra di basket ufficiale di Treviso, concentrandosi caso... sulla Benetton, stato, sulla Benetton Rugby. È stato perché c'è stato appunto un errore. Ah, ok, lo dobbiamo spiegare. Sì. Noi alla fine del girone di andata riusciamo a qualificarci all'ultima partita per la Coppa Italia, quindi entrare nelle prime otto e andare nella Coppa Italia. La Coppa Italia si svolgeva a Bologna quegli anni lì e doveva assolutamente vincerla o Bologna o Siena. E invece in semifinale Siena, che era la corazzata che poi da lì vinse 6-7 scudetti, adesso non mi ricordo, consecutivi, trova Treviso. Noi avevamo appena firmato 10 giorni prima un giocatore stratosferico come Lorbeck, che ha giocato poi per 10 anni col Barcellona, e noi quella semifinale eravamo stati sotto per 37 minuti e poi gli ultimi 3 minuti partita completamente capovolta, vinciamo la semifinale con un canestro da 3 punti di Soragna sullo scadere. Io prima l'avevo messo 5 su 5 per riaprire la partita e non mi hanno fatto l'antidoping. L'ho rivisto ieri quegli ultimi 3 minuti e mezzo, esatto, per vedere, sì, 14 punti. Tutti a ruoli invertiti. Il tiro di Mordente a bersaglio scalda finalmente le mani Treviso. I compagni vogliono invece soprattutto attaccare. Schampert per Mordente. Mini parziale che fa sempre quello che tu gli chiedi, forse qualcosina in più. È in un momento difficile, qua c'è la terza tripla fila di Marco Mordente. Qua stare attenti, perché mandare in lunetta dei buoni tiratori di liberi significa pagare, e Mordente è un buon tiratore di liberi, 81% in carriera, 75% abbondante in questa stagione in Serie A. Si allarga sul blocco di Nelson, non c'è bisogno dell'endoffi, tiro da tre, Mordente vi apre invece per Soragna, da tre sulla sirena, è buono, vola in finale la Benettona. Pensa che io ho fatto 4 canestri da 3 punti, li ho fatti su uno schema disegnato al volo dal Blatt sul timeout, per farti capire. Pazzesco, raga. Vinciamo la semifinale, andiamo in finale contro Bologna, tutti pensano che possa vincere Bologna, invece noi la portiamo a casa. A quel punto lì ci nasce qualche invidia, qualche sospetto, diamo un po' fastidio e quindi iniziano un po' a scavare su questo ultimo tesseramento di Lorbeck. Da lì viene fuori che avevamo superato la soglia, cioè si potevano tesserare tipo 16 giocatori e noi avevamo tesserato il 17esimo, nascondendo un po'. Quindi da lì è un gran casino. Come è finita? Che Treviso è stata penalizzata. È stata penalizzata pesantemente, senza neanche un minimo di rispetto per quella che era la storia della famiglia Benetton all'interno dello sport. Quindi noi usciamo dai playoff, Treviso perde la licenza per l'Eurolega, l'anno dopo poi comunque si sente che si è perso un po' di entusiasmo e effettivamente la famiglia decide, secondo me quello è stato l'inizio, ha capito che non voleva più la pena rimanere in un sistema sport che non riconosceva neanche tutto quello che era stato fatto per 25 anni su 3 sport, quindi abbandona prima il volley perché comunque sia non c'era neanche più interesse su Treviso e abbandona la pallacanestro. Quindi nel 2012 esce completamente da questi due sport e rimane solo il rugby. Quindi questa è la mia chiave di lettura, questo è quello che ho sempre percepito io sulla mia pelle e che mi sento di dire. Poi non ho mai avuto la certezza di quello che sto dicendo, però se mi fossi trovato nella famosa stanza dei bottoni, probabilmente Treviso l'avrei sì penalizzata, ma l'avrei comunque sia lasciata dentro il playoff. This is puppets, crew. Okay. All of my partners is poppin', you know that we lit it, yeah. All of the fours on college, you know that we lit it, yeah. Get some hat, ran down on a bitch, she almost pissed on her leg. You know I like you, think you shouldn't care. You know I wish to spend more time, but we got differences, yeah. So when I see you, I'ma give it all with dividends, yeah. Make a man just take it in, yeah. Hey, don't tell your friends, yeah, they gon' get in. I love how you walk when you know I'm looking. I can see you talk like a nigga talking. Marco, parlando di nazionale, no? Dicevamo che tu comunque hai giocato in un periodo in cui
le qualificazioni e tutto il resto si giocavano solo d'estate. Adesso, da qualche anno a questa parte, per una vicenda, uno scontro tra due federazioni, che sono la FIBA, che è la Federazione Internazionale del Basket, ok, il corrispettivo FIFA, okay, e la ECA, che è il, invece la federazione che gestisce i campionati, per esempio quello di Eurolega e di Eurocup, appunto c'è stato un diverbio, uno scontro che ha portato la FIBA a spostare le qualificazioni in periodo appunto di campionato. Quindi di conseguenza le nazionali non potevano portare né i giocatori NBA né tantomeno quelli di Eurolega. Ne avevamo già parlato, se ti ricordi. Mi ricordo. Spesso. E, che pensiero hai riguardo a questa vicenda? Allora, molto velocemente, perché è una vicenda molto molto grande, sì, più grande di me e di tanti altri. La FIBA ha capito che era un mercato dove poter entrare e metterci le mani, perché c'è business, ci sono soldi, ci sono interessi. Probabilmente interessi creati dall'Eurolega, da quello che l'Eurolega è riuscito a creare in questi anni, un prodotto molto molto competitivo. Se adesso siamo alle porte della Final Four e se andiamo a vedere in quante nazioni verrà vista la Final Four, è pazzesco. Io, dal 2000 al 2015, crescita di audience del 1090%, cioè 10 volte, pazzesco. Esatto. E quindi lì sono entrati cercando di mettere a posto anche quelle che sono le finanze della FIBA. È venuto fuori, ok, 4 competizioni europee, interessante. È venuto fuori le finestre delle nazionali, secondo me molto interessanti, anche se poi sono state penalizzate alcune nazioni, ma io dico chi se ne frega, perché sono le altre, che i giocatori italiani abbiano avuto la loro possibilità, hanno dimostrato di poter competere e soprattutto che siano qualificati per l'europeo. C'è bisogno di nazionale durante l'inverno, perché almeno ci si ricorda del basket con la maglia azzurra anche nei momenti del campionato. Va bene, io manderei un pezzo. Ok, poi torniamo subito e facciamo le... Ok, mandiamo una traccia. Questa traccia, Lefty, è bella per Nick Kuland questa. Questa è la prima traccia di un EP che è uscito recentemente. La traccia si chiama Stand By, è omonima del progetto. L'autore è Nick Kuland, from Preganziol, Treviso City. Già sai, Attic Studio, Stand By. Bella per Nick.